Ciao a tutti ragazzi, bentornati qui sul mio canale. Qui chi vi parla è Simon 2000 e oggi ragazzi siamo tornati con la quinta parte della serie di Batman Arkham Asylum. Se la serie vi sta piacendo ragazzi, mi raccomando, continuate a supportarla con un bel pollicione in su, commentate, iscrivetevi, ma soprattutto condividete il video e attivate la campanellina per non perdervi i prossimi video e rimanere sempre aggiornati e sintonizzati qui sul mio canale. Detto ciò ragazzi, direi che possiamo continuare con la nostra fantastica serie di Batman. L'ultima volta eravamo alla ricerca del commissario Gordon, che è stato rapito. Ok, se vi ricordate stavamo seguendo le sue tracce, appunto, che riguarda il tabacco che praticamente sarà proprio lui a lasciarci per fare in modo che lo trovassimo. E ci siamo appunto diretti qui al centro medico e ci sono questi scagnozzi che dobbiamo eliminare. Siete pronti ragazzi? Andiamo! Di qui non passo. Carica! Voilà! Boom! Olè! E boom! Sparisci! E boom! Olè! Olè! Fai salto! Olè! Oh! Sento! Boom! Boom! Olè! Ah! Vedi che bello! Vedi questo bel braccino? Te lo spezzo! Boom! Boom! Ehi! Ehi! Che dolore! Ah! Olè! Vai! Bomba! Fermo! Che dolore immenso. Ok, riscaldamento finito. Perfetto. Ok. Andiamo le dentiere. Distruggiamole tutte e tre per ottenere punti esperienza. Ok, le tracce di tabacco ci portavano qui esattamente. Sì, però prima di entrare, ragazzi miei, ci potenziamo. Allora, dunque. Vediamo un po' qui come prossimo upgrade. Allora, direi di potenziarci con colpi combo critici. Sì, che l'avevo visto già l'ultima volta. E direi che vanno bene. Perfetto. Diventiamo sempre più potenti, ragazzi miei. Andiamo adesso. Apriamo la porta. E cerchiamo Gordon. Dobbiamo salvarlo assolutamente. Ok, altro medico. Ma che abbiamo lì? Ehi, levati, Batman! Adesso tocca a me! Dov'è Gordon? Non vuoi saperlo? Sono qui! Zitto! Idiota! Harley! Che cosa ci fa lui qui? È troppo presto! Scusa, biscottino, non arrabbiarti con me. Sfacciatella! Non riesco mai a tenerti il muso! Mi spiace, Batman, dovrai trovare un'altra entrata. Ciao, ciao! Qui è bloccato. Meglio uscire a cercare un'altra via d'accesso. Vedo Batman, infatti qui mi sembra che non ci sia nessun modo per entrare. Gordon, sei tu, sei per forza tu perché ti vedo. Non riesco a vederti da qui. No, non ci riesco. D'accordo, non vedo altri modi per entrare, quindi suppongo che dobbiamo uscire e vedere. Ok, controlliamo un po'. Allora, vediamo un po', ragazzi miei, vediamo un po'. Eccoci qua. Allora, cerco una via alternativa per introdurti nel centro medico. Dunque. E qui di certo non posso andare. Allora, andiamo un po' qui in basso. Allora. No, di certo questo è un dispositivo che attualmente non credo di poter usare perché. No, Batarang non me lo fa mirare. Allora, vediamo un po'. Dunque, allora, sì, ovviamente la modalità detective la sto usando. Controlliamo un po' qua. Magari proviamo ad andare un po' in alto, allora. Dunque, attenzione, cosa abbiamo lì? Abbiamo lì. Cosa abbiamo qui? Cosa abbiamo qui? Un difetto strutturale. Attenzione, attenzione, benissimo. Sì. Questa qui appunto deve essere
la via per entrare nel centro medico. Controlliamo, ragazzi. Boom. Ottimo. Bene. Ok, direi che possiamo andare, ragazzi. Andiamo. Sì, ingresso in modo missione. Perfetto, obiettivo completato. Allora, eccoci entrati. D'accordo. Ok, andiamo. Voglio che tutti i medici siano radunati. Perquisite ogni centimetro del centro medico. Il gioco resta calmo però, eh. Allora, vediamo un po'. Serio, controllate ogni stanza, ogni studio, anche porta rifiuti. Se un altro medico tenta di scappare e di uscire dall'edificio, ci andate di mezzo a voi. Spruzzerò con quel gas esilarante e vi lascerò morire. E che cavolo, magari lo faccio stesso. Joker, comunque in ogni caso alla fine ti catturerò, eh. Quindi vedi di abbassare la cresta. Allora, vediamo un po' tramite questo condotto. Però attenzione, qui c'è anche un'altra via. Facciamo così, ragazzi, vediamo un po' se dove ci porta. Allora, eh? Ah, qui praticamente per prendere il trofeo dell'enigmista. Ok, allora a questo punto prendiamolo. Infatti qui ci troviamo dove eravamo prima. Ok, d'accordo. Meglio così, così in questo modo almeno ci potenziamo. D'accordo. Eccoci qua. Ok. Qui quando pare siamo scesi. Ok, allora. Un po' qui l'ambiente. Andiamo. Giù le mani. Attenzione. Sta zitta e vai insieme agli altri. Ci sono 5 nemici. Muoviti. Tutti armati. Ok, ho sentito. Vado. Perché gli servono i dottori? Devo salvarli. Sì, hai proprio ragione, Batman. Allora, d'accordo. Dunque, valutiamo un po' qui la situation. Allora, comunque devo mettere che le ambientazioni di questo gioco sono davvero molto belle, ragazzi. Penso che siete d'accordo con me. Allora, dunque, controlliamo un pochino. Allora, te è meglio se ti lascio per dopo. Secondo me meglio se prendo prima questo, che lo vedo abbastanza tranquillo. Vieni qua, bello. Dammi tutta la tua energia. Avanti. Bravissimo. Ora un bel sonnellino. Non te lo toglie nessuno. Attenzione. Però meglio se questo. Cioè, prima andare di là. Esattamente. Bravissimo. Cammina di là. Ed eccoci qua. Allora, vieni qua. Non mi guardare. Non ci provare. Calmo. D'accordo. Allora, piano, ragazzi, piano. Allora, lì abbiamo qualcuno. Meglio se agiamo in questo passo. Anche se mi è venuto in mente. Allora, qui abbiamo un difetto strutturale anche lì. Anche lì ce l'abbiamo. Quindi mi è venuto in mente una bella idea, ragazzi. Guardate qui, allora. Facciamo in questo modo. Allora, adesso scendiamo. Prendiamo il nostro caro gel, non per i capelli, ma esplosivo. Lo spruzziamo qui. Perfetto. Il nostro caro rampino. Non sopporto i piedi coloni. Poi gella anche per te. La prendo. Ragazzi, guardate qui. Allora, che posso scegliere uno di voi quando ho finito. Io sceglierò te quando avrò finito. Guardate, gel esplosivo lì, gel esplosivo qui. Guardate qui, ragazzi. Boom boom. Capo invertito. Mamma mia, che strategia! E olè! Fine! Eccoci qua. Sei al sicuro. E infatti. Dai, per favore, fatemi scendere! Voi siete bene? Non so che cosa sia successo. Stavamo facendo le ronde serali quando alcuni uomini armati hanno fatto irruzione nella stanza e ci hanno catturati. C'era qualcuno con loro? Hanno portato qualcuno in ascensore, ma non so chi sia. È chiaro che non volevano essere seguiti. L'ascensore è stato disattivato. Qui non correte pericoli. Andrà tutto bene. E gli altri? Abbiamo sentito degli spari. Potrebbero essere morti. Andiamo ad aiutarli. Oh no, dimenticavo. Il dottor Kellerman era in sala osservazione. Il dottor Chen è andato in chirurgia. E la dottoressa Yang è andata in radiologia.
Ok, restate qui. Vado a cercare gli altri dottori. Ci ha salvati Batman. Non pensavo che esistesse davvero. Ti tiro fuori io di lì. Andrà tutto bene. Adesso hai visto che esisto davvero, mia cara. Dunque. Allora, vediamo un po'. Dimmi se scende, dai. Allora. Allora, quindi è un po'. C'è qualcosa? Vediamo sempre bene le situazioni. Ma che cazzo? Mamma mia! Levati dalla mia vista! Qui c'è un nastro di colloquio, allora. Fermo. Importante che li abbiamo preso. Bene. E qui in questo centro medico c'è davvero roba da pazzi. L'ascensore qui, a quanto pare, da come ha detto Batman, è stato disattivato. D'accordo. Vediamo un po' qui. C'è qualcosa? Un divieto strutturale lì. Però non penso che lo posso prendere perché c'è l'esplosivo. No, non penso proprio. Magari proviamo a vedere un po' più avanti. Qui. Ah, qui sono le tracce di tabacco. D'accordo. Ma qui c'è un'altra nostra di colloqui, d'accordo, prendiamola pure. D'accordo. Quindi praticamente, sì, questa è praticamente l'entrata di prima. Quindi è da qui che siamo entrati. Ok. Allora secondo me stiamo andando nella parte sbagliata, ragazzi. Dobbiamo tornare dove eravamo prima. Cercare di vedere dov'è che dobbiamo andare per, appunto, trovare gli altri dottori. Lì mi dice di consultare la mappa, però voglio aspettare a farlo. Prima voglio entrare appunto qui dove eravamo prima. Esattamente. D'accordo. Allora. Mappa, dimmi tutto. Ok. Qui c'è la dottoressa Young. Qui c'è il dottor Kellerman. E qui invece c'è il dottor Chen. Io mi trovo qui. Quindi devo andare per forza di là. Allora. D'accordo. Perfetto. Cosa abbiamo qui? Attenzione. D'accordo. Perfetto. Allora, ragazzi, andiamo un po'. Sì, assolutamente. È questa qui la via. Bene, andiamo. Perfetto. Corridoio superiore. Ovviamente qua troviamo sempre guardie. D'accordo. Però noi qui abbiamo tre dottori. Allora facciamo in questo modo. Dato che la dottoressa Young è sulla sua letta di là, invece da questi due lati ci sono due dottori, andiamo a prendere prima questi due dottori, dai. Ok. Quando cerco sempre anche di farvi vedere un po' come sono. Possiamo dire, qui cosa abbiamo? Qualcosa? Attenzione. Qui non c'è più nulla? No, non c'è più nulla, ok, d'accordo. Va bene. Proseguiamo, ragazzi, proseguiamo. Allora, destra o sinistra? Beh, io sono destro, quindi vado a destra, dai. D'accordo. Il progetto Titan ci trasformerà in un centro di levatura mondiale, una struttura da premiere. Andiamo. Attenzione. Chirurgia. Qui c'è un dottore che è intrappolato, ragazzi. Batman! Non parli, adesso è al sicuro. Ma è una trappola! Lo so, ma non per me. Oh, è vero! Sei davvero il più grande detective del mondo! Come ci sei riuscito, Batman? Oh, e che diavolo! Scendete ragazzi, fammi vedere cosa sapete fare. Boom. Ti pareva che mi cadono addosso? Fermo. D'accordo. Ti pareva? Io cercherei di non interrompere la combo se possibile. Dai. E tu che cavolo stai facendo con questo?
stai giù. E guarda un po'. Batman, allora, io deciderei quello di non interrompere la combo. Se è possibile, boom! Sei un pallone troppo gonfiato, Batman. Sto cercando di ammorbidirti un po'. Sarà l'anteprima perfetta per il grande momento, vedrai. Vedrai il grande momento che... D'accordo. Mi dispiace, ho cercato di dirtelo, ma non riuscivo a parlare. Tranquillo, adesso sei al sicuro. Posso gestire questi due delinquenti. Molto bene, allora tu quindi ti ho salvato, ok. Vediamo un po' se qui c'è qualcos'altro. Dunque, un po'. Ah, lì c'è un trofeo, ma mi sa che non posso prenderlo perché lo sono bloccato qui. Qualcos'altro allora. E così uno schema. Non so perché, ma questo mi dà l'aria di doverlo scansionare. Proviamo un po'. Facile, vero? Bene, vedremo. Vedremo. Incredibile. Ok, ah, quindi questa è la biografia di Hush. Ok, ragazzi, ve la lascio leggere. Thomas Tommy Elliot. Io lo conosco molto bene come nemico di Batman. Ve la lascio leggere. Ok, direi che possiamo andare avanti. Comunque mi dava l'aria di doverla scansionare perché appunto c'era l'enigma che diceva una cosa riguardante Elliot, quindi allora ho pensato. Ok, andiamo avanti. Ricordate, un paziente. Due ore. Cos'è questo? Ah. Le nostre scoperte hanno dato vita a dibattiti sulla. Solo dentiere? Ok, d'accordo. Adesso dobbiamo andare da quest'altro lato. Allora, d'accordo. Questa qua deve essere la dottoressa Young. D'accordo. Oh, ma qui c'è qualcuno. Dove vivi? Possibile che non sia. Attenzione. Cash ha avuto un diverbio con Killer Croc qualche tempo fa. Croc si è liberato e ha staccato la mano di Cash. Cavolo. Già, quindi se vedi un mostro gigantesco che ti corre incontro, sparagli o sarai il prossimo sul menu. Abbiamo tutte le specialità. Mi sa che sul menu questa volta ci sarete voi. Ok, bam. Sul Batmenu. Boom e poi bam. Bene. Fatto. Andiamo. Boss, fatto. La stanza è piena di gas e dentro c'è Capitan Uncino. Peccato che Resor non abbia fatto in tempo a uscire. È rimasto chiuso dentro anche lui. Così impara a cazzeggiare. Non fare uscire nessuno, nemmeno Resor. Mi ha deluso. E a me non piacciono le delusioni. Sì, giusto, capo. Comunque è solo una palla al piede. Non piangere, Cash. Sei esattamente dove volevo che fossi. Uscirò di qui e ti farò rimpiangere di essere uscito dalla cella. Se lo dici tu, testa di legno. Sì. Non uscirai più di lì, uomo uncino. Continua a ridere un altro po', avanti, forza. Andi, provaci, avanti. Boom. Ecco, seduto. Cash, che cosa è successo? È partito un allarme nel centro medico, ho sentito delle grida e ho trovato un dottore a terra. L'ho aiutato e la stanza si è riempita di gas. Le porte sono chiuse a chiave, non possiamo uscire. Non so. Veramente. Ti pareva? Ne ha bisogno. Quando esco di qui ti faccio ridere le chiappe. Sono con la vita, sto solo cercando di provocarti. Non vedo l'ora di restituirti il favore. Lascia perdere, Cash. Riesci a far funzionare l'impianto di ventilazione? Ci ho provato, ma niente. Ha disattivato l'accesso a distanza. Troverò il modo. Come sempre del resto. Allora vediamo un po'. Qua la porta esco, qua è chiusa. Vediamo un po' in alto. Allora, rampino. Vediamo un po'. Attenzione, vedo qualcosa. Intravedo qualcosa. Attenzione, attenzione. Subito un condotto per noi. Ah, distruggi tutto. Distruggi. E non preoccuparti, sto arrivando Aaron Cash.
Allora, attenzione, questo deve essere appunto il gas. Allora, vediamo un po'. E tu che cavolo ci fai lì? Sei aggrappato proprio tra la vita e la morte. Ah, questo succede al voler seguire i Joker, vedi? Allora, quello deve essere l'interruttore per riuscire appunto a espiare il gas. Andiamo allora. Boom. Bene. Ok, infatti come potete vedere il gas è sceso. Ok, adesso buttiamoci così. Allora, dobbiamo vedere un po' il prossimo interruttore. Sai che si trova di qua? Eccolo, forse l'ho visto. Allora, ecco di qua. Holy! Boom. D'accordo. Boom. Ok, il prossimo tutorial sarà qua, però di certo non posso leggere l'esplosivo perché se metto là ci sarà il veleno che sarà un bel problema. Il veleno, il gas, volevo dire, scusate ragazzi. E allora, qua non ci sono altri modi. Mi sa che secondo me, però attenzione, lì abbiamo, che è una dentiera, distrutta. Mi sa che qui l'unico modo per distruggere appunto questa parete. Mi sa che sei proprio tu, amico. Mi dispiace. Scusami. Ti salvo subito. Ecco, dai, sei salvo, sei salvo. Avanti, sei salvo, ti ho salvato. Sta zitto, Joker. Ok, quindi questa qui è la biografia di Aaron Cash. D'accordo, leggetela bene ragazzi. Mi raccomando. Un odio tenace verso Killer Croc. Ok. Bene. E anche questa è fatta. Abbiamo salvato due dottori su tre. Allora, Cash, tu hai qualcosa da dirmi per caso, amico mio? Non so, era sotto chiave, ma è riuscito a uscire e c'è chi ci ha lasciato la pelle. Se potessi avere quell'animale per un minuto. Ti capisco. Qui abbiamo un altro nastro, vabbè, silenzio. D'accordo, mi raccomando, diventiamo sempre più forti, Batman. Ok. Molto molto bene, allora. Controlliamo. Allora, dunque, qui abbiamo qualcosa? No, mi sembra. Sembra nulla? D'accordo. Bene. Direi che possiamo uscire da qui. Molto bene. Ci sono ancora alcuni medici che hanno bisogno di me. È rimasto solo uno, amico mio. Bene. Ok, quindi questo qui è di nuovo il corridoio superiore. D'accordo. Perfetto. Addirittura. Complimenti. Qui altre dentiere. Grazie Joker che mi dai tutte queste dentiere così mi potenzio. D'accordo. Mi rimane soltanto la dottoressa Young, Penelope Young, ok, che si trova di qua. Ok, d'accordo ragazzi, direi che questo episodio di Batman Arkham Asylum, parte 5, può concludersi qui, e noi ci diamo appuntamento alla prossima puntata, dove salveremo la dottoressa Young e poi vedremo cos'altro succederà. Se questo episodio vi è piaciuto, ragazzi, mi raccomando, supportate al massimo questa serie, il mio canale, mi raccomando ragazzi, ci tengo davvero tanto a voi e al vostro supporto. E quindi lasciate un bel mi piace, un bel commento, condividete il video, iscrivetevi soprattutto al canale perché l'iscrizione è fondamentale e soprattutto attivate la campanellina per non perdervi i prossimi video e soprattutto rimanere sintonizzati sempre sul mio canale. Questi sono i passaggi fondamentali ragazzi per darmi tutta la vostra forza. E quindi ragazzi, continuiamo tutti quanti insieme a crescere, mi raccomando. Detto ciò ragazzi, noi ci diamo appuntamento al prossimo video.
Ciao ciao ragazzi, alla prossima!